applicativi alle cose che sono oneste, nel cospetto di tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Romani, capitolo 12, versetto 17 e 18. Bene per male. Vivere in pace con tutti, uomini e donne, è una gran cosa. Non nutrire risentimenti, amarezze, rancori è qualcosa che pochi riescono a fare. Nella nostra società siamo sempre più irritabili, dalla macchina che non sfreccia il verde del semaforo, al telefonino che non prende la linea, al tempo che non passa quando siamo in fila, al troppo caldo, al troppo freddo. E siamo così fragili che ci irritiamo per una sciocchezza. E come siamo forti invece quando difendiamo le nostre ragioni con aggressività. Il Signore ci ha donato un'intelligenza e dobbiamo farne buon uso. È importante capire quando è il momento di cedere, anche se hai ragione. In questo caso è meglio non trascinare discussioni sterili e banali che portano solo all'inasprimento delle proprie posizioni. Sta a te la scelta. Dipende da te lasciare o meno la pace che rasserena gli animi. Impegniamoci ed applichiamoci alle cose oneste che